apre una nuova settimana del magazine. Si apre con il piacere di avere qui con me Emanuele Turelli. Buongiorno. Ma, buongiorno, il piacere è tutto mio. Ringrazio e saluto gli ascoltatori e anche i telespettatori. Siamo in sincro, perfetto. È un onore essere nel tuo salotto oggi. No, grazie, ci mancherebbe altro. Era un po' che ti volevo invitare, questo è il momento perfetto, perché stai facendo una cosa molto bella e molto intensa, di cui parliamo tra poco. Però dimmi una cosa, Emanuele, quando ti presenti a qualcuno che ti chiede che mestiere fai, tu cosa rispondi? Lo storyteller, l'attore, che cosa? È la cosa più difficile in realtà. Perché quando dici storyteller spesso non capiscono. Punto di domanda gigante qui sulla fronte. Esatto, quando dici attore allora capiscono, però non capisco bene io, perché non sono soltanto attore. Okay, quindi... poi ti chiedono, ma di lavoro vero cosa fai? Probabilmente. Esatto, perché ti pagano nella vita. questo si arriva, no, alla fine. Uh-huh. E io dico sempre per raccontare storie, quindi perfetto, racconto tante storie in giro in tanti teatri, racconto anche tante storie di aziende, perché lo storytelling oggi ha anche una dimensione economica, il corporate, certo, storytelling, e quindi io mi divido fra un palco e un ufficio. Perfetto. Alla fine capiscono perché mi pagano. Con calma, ma lo capiscono. In realtà faremo anche un salto indietro e racconteremo la tua storia, quella che ti fa essere l'uomo e il professionista che sei adesso. Sei pronto? Sono pronto e anche molto emozionato. ma chi ci crede che sei emozionato? No, sono emozionato. Davvero? Perché poi alla fine tu sali su un palco e vedi un sacco di gente, però sai che non quella gente non sbattere le mani lì, sennò arriva con la frusta, quell'uomo, okay, brutto di là arriva con la frusta. Ma quando entri in uno studio tu non sai quanta gente c'è dietro. Vero. E quindi magari un po' di emozione c'è. Non te li do i dati recenti che, okay, sono appena arrivati, e sono dati molto lusinghieri, quindi evito di dire alla fine della trasmissione. Okay. Esatto. In realtà la cosa bella di questo salotto è che siamo tutti a casa e siamo tutti amici, per fortuna. Si crea un clima molto carino, molto disteso, che è un po' proprio della radio, anche la radio tra virgolette prestata alla televisione. Quindi tranquillo, ti do le regole del gioco, perché ce, okay, n'è una sola fondamentalmente. Benissimo. Secondo me non la userai, ed è puoi non rispondere a una sola domanda. Ah, ok. Quindi la scelgo in funzione di quello che tu mi chiederai. E devi sceglierla anche bene, perché non è detto che quella che ti sto facendo, a cui non vuoi rispondere, sia peggiore di quella che arriverà un momento dopo. Vabbè, dai, proveremo, dai. Cominceremo e proveremo a rispondere a tutte, insomma. La prima domanda che ti faccio non è per niente difficile per te. Ok, è... quindi a questa rispondo. A questa rispondi, ed è che cos'è lo storyteller? Allora, lo storyteller è in sostanza un narratore, quindi, uh-huh, è qualcuno che racconta delle storie. Poi il termine inglese fa molto in, sì, giusto? Quindi sì, si può dire in radio fa molto figo. Come, ecco, no, allora, hai voglia. Il termine inglese fa questo, ma in realtà lo storytelling è l'arte più antica del mondo, uh-huh, quindi si racconta. Noi uomini raccontiamo da quando siamo nati qualcosa, no? Bravo, questo è lì ti volevo portare, nel senso che ci sono degli storyteller meravigliosi. Penso a Omero, Fatè, io lo considero, sì, uno storyteller. Fantastici, tutti, mm-hmm, gli artisti sono in realtà un po' storyteller, anche chi racconta attraverso le pagine di un libro o le note musicali, no? Siamo in una radio, io immagino quanti storyteller, a me viene in mente, io ero appassionatissimo di David Bowie, un grandissimo storyteller, vero, ha raccontato, vero, i suoi tempi, tante te ne dico cose. Uno io, allora, sempre nell'ambito della musica, che secondo me era straordinario, Francesco De André. Francesco De André è un, mm-hmm, grandissimo storyteller, attraverso queste canzoni riusciva a farti immedesimare nei nella suoi storia, brani e in quelle situazioni. Uh-huh. L'obiettivo è proprio questo, cioè raccontare delle storie cercando di creare delle emozioni da un palco oppure da uno studio di una TV, di una radio, sulle pagine di un libro. Ma la cosa più simpatica è che io sono più affezionato a un termine che usava mia madre quando ero piccolo e, uh-huh, mi diceva che io ero soltanto un bitoler. Un bitoler? Un bitoler. Bitoler. Che in bresciano è il frequentatore delle bettole. Ah, capito. Okay. Perché non tenevo mai la bocca chiusa, no? Quindi, sai, io mi immaginavo sto bettole. Io sono nato in un ristorante, cresciuto nel ristorante di famiglia. E ricordo questi nonni che arrivavano tutti i pomeriggi a fare la partita a briscola e si raccontavano un sacco, certo, di cose. Certo, quello che, usando un altro termine che però calza perfettamente ed era legato più al mondo, al femminile, era fare filò nell'aia. Esatto, diciamo che era fare filò al maschile, esatto, questo. No?
no. Essere Betolaire, capito? E quindi quelli sono stati i miei primi storyteller, certo. storie magari anche crude, storie magari di guerra, storie. Certo. Però storie che colpivano, creavano emozioni. Parlami della tua infanzia, perché poi vedi che la cosa bella di questa trasmissione, che è un po' il senso che mi piace dare a questa trasmissione, è che tu, che sei abituato a vedere un personaggio, pensiamo a te e a quello che fai adesso, non sai quasi mai che cosa c'è dietro. Il bello è andare a scoprire che persona c'è dietro il personaggio e che persona è stata che ha fatto sì che quest'oggi un uomo, nel tuo caso, sia quello che è. Quindi tu mi dicevi che hai una famiglia che lavorava nel mondo della ristorazione. Sì, un ristorante storico, Sale Marasino. Ah, quindi tu sei già un altro elemento in più, sei del Lago di Iseo. Esatto, sono lacustre. Anzi, io mi considero un po' montano, perché questo ristorante era a 600 metri d'altezza. Ok, quindi era su. Io sono un ragazzo di montagna come tanti. Mm-hmm. Questo ristorante bresciani. Esiste ancora oppure questo no? Ristorante esiste ancora e io mi ricordo che da piccolo sono cresciuto chiaramente fra la sala di un bar e la sala, certo, di un ma era ristorante. Un posto dove il pomeriggio giocavano a carte. Assolutamente sì, certo. C'erano delle vere e proprie partite infinite, erano mm-hmm. cose da 4-5 ore, certo. Una cosa incredibile, però tu immagini sti nonni che davanti al bianchino, al calicino certo. Tu pensa che ultimamente ho intervistato Anna Maria Gandolfi, la consigliera, sì, la di parità, bene, sì, è una cara persona, la quale mi raccontava che la sua mamma andava, ma e tu l'avrai visto mille volte, a ripescare il papà dal bar. Ah sì, sì, ne ho visti tanti io. Tra l'altro a volte ripescati anche malamente. In condizioni anche un po' precarie di equilibrio, di lucidità. È un mondo che non c'è più, mi pare di poter dire, sì. Poi magari sbaglio. Sì, è un mondo che non c'è più. Io mi ritengo un privilegiato e fortunato ad averlo l'hai in qualche vissuto. Modo vissuto, perché mm-hmm. Questi nonni ti trasmettevano qualcosa di veramente grande. Certo. Loro arrivavano a una certa età in cui i loro racconti erano dedicati quasi esclusivamente ai piccoli. E quindi io stavo lì e loro raccontavano queste storie e io ero con gli occhi sgranati, poi mi chiamava mamma che mi scriveva mi devi fare i compiti eccetera. Quello beh, quella lì è stato un grande insegnamento. Esatto. Mm-hmm. Io infatti dico che Emanuele Turelli Storyteller nasce lì, nasce davanti a questi nonnini in questi posti fumosissimi, perché al tempo si fumava e si poteva nei locali, cioè facevi fatica a vederli, insomma. poco salutare, ma efficace da un punto di vista un po' della... di fumo passivo, ma tante storie attive, insomma. Bravo, quindi. È la sintesi. È importante, come credo io, allora, per me uno dei grandi talenti, lo riscontro nella musica rap, lo riscontro nei comunicatori, per esempio colleghi, è la capacità di sintesi. Tu adesso, per esempio, hai sintetizzato un concetto in modo perfetto. Sì, in effetti quello era, insomma, quindi sì, anche perché poi è una cosa che mi è rimasta, quando sali su un palco e racconti una storia che magari concentra alcuni anni devi avere una capacità mm-hmm. di sintesi. Io mi trovo spesso di fronte a tantissimi ragazzi nei miei racconti. Beh, in questo spettacolo vogliono, poi particolarmente. Non vogliono fronzoli, loro vogliono sintesi. Purtroppo, dico anche purtroppo in qualche modo, perché è vero che la sintesi è un grande dono, è anche vero che bisognerebbe saper dedicare del tempo ad alcuni temi. I ragazzi vanno molto veloci, infatti ti chiederò che tecnica usi per tenerli incollati alla poltrona, perché viviamo in un momento, adesso non è che voglio fare nonna papera a tutti i costi, ma questa è la realtà, viviamo in un momento dove tutto cambia ad una velocità tremenda, per cui sono ragazzi abituati ad avere un concetto, una canzone, un tema molto velocemente, e così come arriva va. È importante riuscire a catturare l'attenzione del momento, ma anche a saper ingenerare quel semino che poi resta nel loro dopo, nel loro futuro. Sì, diciamo che bisogna calarsi un po' nel loro linguaggio, quindi loro sempre più spesso, come dicevi tu, odiano i fronzoli, vogliono un obiettivo, vogliono, e questo per certi versi è positivo, certo, nella vita, certo. Poi è un po' anche enigmatico, però uh-huh. è molto positivo. Devi creare in loro delle emozioni, perché poi sono uomini, sono donne, sono giovani, ma hanno già una coscienza che si sta formando, e quindi quando tu riesci a toccargli le corde di un'emozione tu non li perdi più. Uh-huh. A me capita, i miei racconti non sono facili, durano un'ora e trenta, un'ora e venti, un'ora e trenta, sono molto crudi. Sì, poi i temi sono di un certo profilo. Temi sono anche, uh-huh. Molto violenti in alcuni uh-huh. punti, però quando io riesco a toccare le corde dell'emozione, io ho visto ad esempio venerdì scorso a Salò, credo di aver raggiunto l'apice di questa cosa, c'erano 600 ragazzi in un auditorium del liceo, certo, prima, seconda e terza liceo, okay.
è incredibile, è credo forse la fascia di età più dispersiva dal punto di vista dell'attenzione, nel senso che la distrazione è velocissima, se poi hanno un telefonino in tasca un macello. Incredibile. Maddalena per un'ora e mezza non volava una mosca. Bello. Io mi fermavo a raccontare, a volte facevo degli attimi di silenzio, era una cosa incredibile. E tu capisci che loro stanno cercando quell'emozione. Certo. E lì gli hai toccato qualche corda. Parleremo di questo ultimo appuntamento tuo, che è dedicato a una figura che è quella di Nedo Fiano, molto importante, ricca, particolare, ne parleremo. Ma abbiamo un viaggio da costruire, quindi ritorniamo tra poco, e tra poco ritorneremo parlando di te bambino, di te che capisci che nella vita vuoi fare questo. Quando l'hai capito, magari da piccolo anche tu volevi fare il pizzaiolo o il calciatore, non lo so, cosa volevi fare da piccolo? Ma il calciatore mi sarebbe piaciuto, però purtroppo non una schiappa, e quindi presto, però sono rimasto appassionato al calcio, ecco, diciamo perfetto, questo. Va bene. Sono uno di quelli che è abbonato al Brescia e sta soffrendo molto in questo periodo, accidenti. Guarda, allora arriva a fagiolo il fatto che ti dica che poi intorno alle 11:50 ospitiamo Ettore Ravelli per parlare di un fine settimana che è stato entusiasmante per quanto riguarda la Germania Basket Brescia, perché ieri, grazie a un tre punti di Michele Vitali, mamma mia, è stata gioia. Non so ancora se Cristiano Tognoli si è ripreso, vi dico soltanto che alla fine della radiocronaca gli ho mandato un messaggio, ho scritto: devo allertare l'unità coronarica o va tutto bene? Questo in premessa. E invece per quanto riguarda il calcio abbiamo sofferto. Purtroppo sono periodi bui, ma ne verremo fuori. Bui, ne parliamo poi dopo con Ettore Ravelli, intanto alla prima pausa del nostro magazine. C'era anche Santana con Corazon Espinado. Grande storyteller. Grande, anche solo lui con la chitarra racconta poi per di più. Ma raccontami invece tu che musica ascolti, cosa ti piace, se la musica per esempio ti aiuta a scrivere le tue storie. Assolutamente sì, io ascolto, mia figlia dice che ascolto musica vecchia, però mia figlia ha 13 anni, chiaramente io lei non ascolto rap, i Maneskin, a tutto quindi, spiano? Sì, rap, poi Maneskin fortuna hai citato. Che è una ballerina, quindi ascolta anche tanta classica, un po' di neoclassico, molto eccetera. Bene, però lei dice: papà, te ascolti solo musica vecchia. La musica vecchia sarebbe due punti. Io sono cresciuto con Clapton, Marley, i Deep Purple. Il primo concerto che ho visto io è stato una fuga a Milano, la pagai per alcune settimane, ma valeva la pena. In castigo per anni. E vidi l'ultimo concerto dei Deep Purple con la formazione originale di Ritchie Blackmore. Mannaggia. Fu credo da incorniciare. Come si chiama tua figlia? Mia figlia si chiama Viola. Viola, quando guarderai questa intervista? Non credo stamattina perché sarà a scuola. Ma invece la sta guardando, perché purtroppo è una di quelle milioni di ragazzini che sono a casa con l'influenza in questo periodo in Italia. Viola, te dico io una cosa: quando tu dici che il tuo papà ascolta musica vecchia, ricordati che la tua musica nuova deriva da quella musica, sì, perché sì, ha citato quelli che hanno appoggiato quelle pietre che fanno sì che adesso la musica contemporanea che ascolti arrivi da quella radice. Sono riuscito quest'estate a portarla a vedere un concerto degli Wailers, che si è divertita moltissimo, perché comunque è un'energia incredibile quella del reggae, quindi del ritmo caraibico, è veramente fantastico. Piacerebbe passare una mattina in spiaggia a ascoltare Bob Marley, guarda, giusto per gradire, ma invece siamo qui e va bene anche così. Andiamo avanti, parliamo di te bambino, Emanuele. Intanto do il buongiorno a Ruggero Tavolini,
Savelli, che sta curando regia audio e video oggi. Mi fai ripartire il monitor perché mi si è messo a riposo, anche lui sente l'aria del lunedì, grazie. Sente un po' di voglia di reggae, esatto. No? Giusto, quindi. Ecco, sì, quella cosa che loro chiamano jamming, cioè tutto quello molto... Esatto, okay. Il ritmo lento. Esatto, il ritmo lento è molto morbido. Te bambino, com'eri a scuola? Tu bambino, parliamo in italiano, tu bambino, com'eri a scuola? Allora, ero un bambino bello vivace, okay. Per cui un caratterino bello forte, mm-hmm. Però a scuola devo dire che sono sempre stato abbastanza bravo, quindi giudizioso. Scrivevi bene già allora? Sì, amavo scrivere. Mm-hmm. Avevo una maestra straordinaria che mi faceva scuola dal lunedì al sabato e catechismo la domenica. Quindi io un incubo. Da settembre a giugno io tutti i giorni vedevo la sta vedevi. Donna che non prendeva mai l'influenza, tra l'altro. Beh, lei non la prendeva sì, mai. Sì, sì, una classica maestra vera. Di una volta. Quindi, di hai una mantenuto volta. Rapporti con questa persona? Assolutamente sì. Ma lei è tuttora vivente? Sì, la sì, vedi? È molto anziana. Io l'ho vista parecchie volte. Lei è venuta a vedermi. Senta, alcune volte a recitare. Questa è una soddisfazione. Queste sono grandi soddisfazioni. Anche alcuni professori del liceo sono venuti a vedermi a recitare. La mia professoressa di storia, io chiaramente facendo questo mestiere sono sempre stato innamorato della storia. Storia. Mm-hmm. E in lacrime mi disse Emanuele: ho veramente cresciuto un alunno che ti dà delle soddisfazioni. Lo credo quindi bene. Questo lo credo è stato bene. Veramente molto bello. Allora, veniamo Era a te. Era abbastanza giudizioso comunque a scuola. Bimbo vivace, giudizioso, sì. Quello che un genitore vorrebbe avere a casa. Sì, poi ero molto, molto vivace, però. Molto, molto. E ridondi molto, su questa cosa. Molto, molto cosa sì, vuol io dire? Io ero uno di quei ragazzini che, ripeto, ero un po' una schiappa col pallone, però io finivo di fare i compiti in mezz'ora, forse anche meno, boccone ancora in bocca e pallone per il resto. Della giornata fino a quando faceva scuro, non c'era un orario, no? Dire, ti venivano a quando richiamare. Fa scuro, esatto, quando avevi fame tornavi per andare a mangiare qualcosa, insomma. Abbiamo capito che la storia, diciamo così, della tua famiglia si è insinuata molto in quello che fai adesso, cioè il fatto che, per esempio, il fatto di avere un ristorante ti ha messo a contatto con la gente da sempre, quindi le timidezze te le fa passare e la curiosità te la fa crescere. Assolutamente, io credo che in ogni persona che fa magari un lavoro particolarmente creativo ci sia un background fondamentale nella sua infanzia. Sono d'accordo. Io ho imparato a stare in mezzo alle persone e questo credo sia al giorno d'oggi un vantaggio grande, perché vedo un sacco di ragazzi che invece sono molto timidi, quasi paurosi rispetto al gestire delle situazioni con altri. Per me è stato tutto molto diretto, quindi questo è stato veramente un grande bene. È stato anche un bene riuscire a imparare ad ascoltare le persone. Quindi uno non può raccontare storie se prima non ne ha sentite, non ha ascoltato, certo, non ne ha sentite certo, tante. Certo. Raccontami adesso invece quello che è stato il tuo percorso che ti fa essere ora quello che sei, cioè i punti fondamentali che ti hanno reso il professionista che sei adesso. Oh, grazie per il professionista, che questo, questo è veramente un termine che mi piace tanto. Però sì, ma è un termine che mi piace tanto perché in realtà qualcuno lo scambia per un gioco questo mestiere. Ma no, sì, infatti. Sai, vai in giro nei teatri a raccontare storie, invece l'arte è qualcosa di veramente grande anche a livello professionale. Io inizio come giornalista, quindi sono sempre stato innamorato della scrittura. Scrivo quindi sei un giornalista? Tutto. Sì, sì, io sono un giornalista, ho fatto l'esame di Stato ormai ahimè quasi 20 anni fa, quindi okay. Un bel po' di anni, e ho fatto un praticantato molto simpatico in una televisione che si chiama Televuario, che è patrimonio credo quasi dell'UNESCO rispetto alla durata davvero di una televisione così piccola, in fondo in un contesto certo. Molto locale, e lì ho imparato una cosa, ho imparato che spesso la notizia bisogna andare a scavarla, bisogna andare a cercarla. Dovrebbe essere la parte stessa del fare il giornalista, no? Sì. La parte della ricerca prima di andare, di scavare, di sondare, di approfondire. Crescere un po' l'intuito, no? Quindi certo. Io mi ricordo che dovevamo fare un telegiornale, a volte la notizia del giorno era un incidente senza feriti in centro a Pisogne, quindi chiaramente diventa un po' difficile costruire certo. Un telegiornale. Allora ho imparato ad andare a scavarne le storie. Andare a trovare le tue storie, sì, non sì. Quelle che magari ti raccontavano nei bellissimi paesini della Val Camonica, andare certo. A parlare con i saggi, quindi andare al bar, andare a capire dei signori. Una vita, è un destino. Una vita al bar. Esatto. Una vita al bar. Da lì ho poi sviluppato sempre di più questa voglia di scrivere, ho scritto tanto per la carta stampata e nel 2008 ho cominciato a portare invece questi racconti in teatro, in realtà per caso, perché io conosco... 2008, quindi 2008. Festeggi il tuo decimo questo anniversario decimo da storyteller. Di carriera, sì, da storyteller.
è successo tutto per caso, perché io nel 2006 conosco questo signore Nedofiano, persona, come dicevi tu prima, molto importante, non solo la sua storia, anche dal punto di vista morale. Mm-hmm. Il quale mi dice ad una cena, mi dice: guarda ragazzo mio, io sono molto preoccupato perché le nostre storie moriranno con noi. E questo è un po' vero, questo è un po' vero. Lui dice: noi abbiamo scritto libri, abbiamo fatto tante conferenze, però sai, le persone si dimenticano delle parole narrate, certo, si dimenticano anche delle parole lette. Bisogna trovare delle chiavi comunicative che riescano a sedurre un pubblico che probabilmente è diverso da quello a cui lui ha fatto riferimento per un po' di anni. Esatto. Lui poi, tra l'altro, parlando in prima persona di quel che era successo, aveva sicuramente una presa molto importante, mm-hmm, ma tutto ciò che è uno strumento filtrato rispetto a quella storia rischia di fargli perdere un po', certo, di importanza. Raccontaci in sintesi quella che è la storia di Nedofiano. La storia di Nedofiano è una delle storie più crude, e tra l'altro proprio 3 giorni fa era il giorno della memoria, quindi, certo, 2 giorni fa. Lui è un bimbo, 13 anni, viene cacciato dalla scuola, lui vive a Firenze, vengono emanate le leggi razziali. Un pochino più... Okay. Viene cacciato dalla scuola, i suoi genitori avevano un piccolo albergo, viene, mm-hmm, chiuso questo albergo perché gli ebrei non potevano fare gli imprenditori, viene arrestato quando ha 18 anni e viene portato al carcere delle Murate, che è la sua prima reclusione. Da lì purtroppo lui gira un termine brutto, perché in realtà cerca di sopravvivere in 7 campi dell'orrore nazisti. Nel secondo lui viene deportato prima a Fossoli, poi a Auschwitz, perde tutta la sua famiglia e ricorda, io tra l'altro, cioè, il passaggio forse più emozionante, mm-hmm, di questo racconto che io faccio è proprio quando lui perde la madre sul binario. Arriva, sua madre scende, riesce ad abbracciarlo un'ultima volta e poi la portano via e lui non la vedrà mai più. È una storia triste, molto cupa, ma è una storia eccezionale, perché lui riesce ad essere liberato dagli americani a Buchenwald nel 45, torna, non trova più nulla, si trasferisce a Milano, dove invece riesce a laurearsi alla Bocconi, diventa un grandissimo manager dell'impresa italiana, uno dei manager più famosi, ha anche una gran bella famiglia, insomma, uno dei suoi figli è un parlamentare, insomma, quindi gli altri hanno tutti posizioni molto importanti, e a un certo punto non racconterà mai quello che è successo, fino ad una sera in cui lui va in un ristorante. Sta cenando, lui è una persona molto di spirito, poi, no? Vede una bellissima cameriera e gli fa una battuta: ma da dove vieni, bella bionda? No? Gli dice una cosa di questo genere, e lei gli risponde: Oswęcim, che è in lingua polacca il nome di Auschwitz. Lui racconta che da lì non riesce assolutamente più a mangiare, lo coglie un fremito, un brivido, torna a casa e comincia a scrivere. Sì, ci sono cose nella vita che possono sembrare minuscole, che in realtà sono quei famosi click, per cui tutto quello che tu hai tenuto in un angolino, dentro, sedato, nascosto, tutelato, non puoi che buttarlo fuori. Esatto. Come in questo caso. In questo caso lui veramente inizia a scrivere e inizia a raccontare, la sua vita prende chiaramente una piega diversa, quella delle conferenze, quella dei libri, uh-huh, quelli dei tantissimi incontri, e io ho avuto la fortuna di conoscerlo e di sentire la sua storia, di vedere anche sul suo braccio il tatuaggio A5405, che ti fa venire veramente i brividi. Ho avuto l'opportunità, tra l'altro, di raccontare la sua storia di fronte a lui qui nella nostra provincia. Mannaggia, credo che sia stata un'emozione di quelle che non si dimenticano. È stata un'emozione fantastica, perché eravamo in una cantina di Franciacorta, perché il proprietario di questa cantina lo conosceva bene. Ha organizzato questa serata, questo signore ha un teatro nella sua cantina, quindi assolutamente una serata eccezionale. A metà racconto lui si è alzato dalla prima fila e mi ha portato la giacchetta che lui aveva a Auschwitz. E lì a me è corso un... Ma tu lo sapevi o non lo sapevi? No, assolutamente no. Mannaggia. Lui ha aperto la sua valigia, ha preso questa giacchetta, me l'ha portata, e al termine del racconto, in questa chiacchierata, io piangevo. Credo che tutti i presenti abbiano provato la stessa emozione. È stata una cosa incredibile, e mi dice: questo è il passaggio di consegne, adesso vai avanti tu. E io la vedo un po' anche dal punto di vista morale, questo lavoro. Io non faccio questo lavoro per il denaro, lo faccio anche per il denaro perché è un lavoro, ma io lo faccio perché secondo me questo è il mio modo per cambiare un po' il mondo. E credo che ognuno ha il suo piccolo modo per essere al mondo dando un senso.
al proprio passaggio, e il tuo è raccontare storie. Sì, raccontare storie per andare a toccare le sensibilità. Sapere che questa storia continua ad arrivare anche quest'anno a 4.000 persone. Uh-huh. Tanti tu hai, stai facendo una cosa anche faticosissima, perché praticamente in 20 giorni per adesso hai fatto 18 date. Sì, è una stagione, questa è stata veramente una stagione incredibile. Io avevo un obiettivo quest'estate, dopo il bagno di folla del racconto sul disastro del Gleno, fatto alla diga del Gleno, parliamo anche di questo, questo poi aveva portato 3.000 persone, quindi era stato con i miei collaboratori ho cominciato a parlare, ho detto che obiettivo ci fissiamo per gennaio, per la settimana della memoria, e i più timidi hanno detto dai una decina di date, un paio di migliaia di spettatori. Io ho detto no, dobbiamo portare questo racconto a quota 100 e ci mancano 18 date, quindi dobbiamo riuscire a farcela, e voglio vedere almeno 4.000 spettatori. 4.000 spettatori li ho totalizzati sabato sera, quindi ne hai altre di date. Ne ho altre. Allora, ti ricordi le ultime tre date, dove sono, così giusto per assolutamente sì, siamo venerdì mattina a Fiumicello, avremo nel teatro di Fiumicello il pubblico scolastico che giunge da più scuole, un 300 ragazzi circa, e sabato avremo l'ultima doppietta, per così dire. Sabato mattina saremo a Angolo Terme con tutto il pubblico scolastico, sabato sera rimarremo a Angolo Terme per un'ultima replica dedicata alla popolazione. Ci fermiamo per un attimo, abbiamo una pausa, ma ritorniamo tra pochissimo, giusto il tempo di ascoltare una canzone. Saremo nuovamente qui con Emanuele Turelli, professione storyteller.
Grande momento musicale con You Due nel magazine in onda su Radio Brescia 7 e in diretta su Teletutto canale 12 del digitale terrestre. Poi potete vederci anche in streaming sul sito teletutto.it e su radiobrescia7.it. Non scappia nessuno, caro Emanuele, oggi. Ah, assolutamente no, sono legato a questo tavolo. Esatto, e saremo qui ancora per una ventina di minuti per parlare di quello che è il fenomeno storytelling. Abbiamo raccontato di quella che è la tua ultima avventura, cioè raccontare la figura di un personaggio che hai avuto modo di conoscere, che ti ha veramente dato il testimone della sua storia, e quindi sì, una grande responsabilità anche, no? Sì, una grande responsabilità, perché tutte le volte che sali su un palco pensi a quanto dolore c'è dietro quella storia, e certo, quindi a quanta forza ci deve essere nel raccontarla, no? Uh-huh. Quindi tutta la forza che metto sul palco, la passione che poi permea nello spettatore, è dovuta soprattutto al rispetto, al grande rispetto che hai per quella storia. Per la storia, per chi l'ha generata. Quali sono le tue altre opere che hai portato appunto in teatro, nelle scuole, eccetera? L'ultima volta che ci siamo visti io e te, che era settembre, se non sbaglio, abbiamo partecipato insieme a un evento che, sì, bellissimo, tra l'altro salutiamo il maestro Alberti, appunto, e colui che ci ha fatto conoscere è proprio stato Daniele Alberti, era mio spettatore giovedì scorso a San Barnaba, è venuto a vedermi. Mi è piaciuto? Sì, molto molto. Perfetto. E tu subito dopo sei dovuto scappare perché avevi un impegno in teatro, questo ho memoria. Sì, è vero, ero vicino però. Fortuna. E di che cosa parlavi a quell'appuntamento? Raccontavo quello che è il mio, diciamo, lavoro più recente, che è quello che racconta la vita di Nelson Mandela. Uh-huh. È un personaggio straordinario. È anche io credo. Lì, infatti. Ma anche umanamente, in quello che è meno conosciuto, secondo me, dai più, no? Sì, sì, sì. Mandela poi è un libro da aprire, uh-huh, e da leggere, perché è conosciuto molto il periodo della sua lunghissima carcerazione, 27 anni, questo inferno di Robben Island, quest'isola così cruda, così violenta. Ecco, intanto in televisione stiamo mostrando un'immagine con te alle spalle, esatto, Nelson Mandela. Madiba, io con la bandiera del Sudafrica, perché questo lavoro ha avuto da subito il patrocinio e la collaborazione del consolato sudafricano, il console, che si sono alternati in questi anni, tra l'altro l'hanno sempre visto molto volentieri e l'hanno portato in tante situazioni. Sarò a Reggio Emilia il mese prossimo con questo lavoro, e credo che davvero lavorare sulla figura di Mandela mi abbia fatto capire, come dice lui, che al mondo esiste un'unica razza, l'umanità. Esatto, è vero. Senza nulla togliere ai gusti dei nostri ragazzini, dico sempre che forse dovremmo vedere ragazzini con meno magliette di Che Guevara e più magliette di Nelson Mandela, perché poi i simboli che ci fanno crescere sono quelli che hanno cercato di unire, non quelli che hanno diviso. Certo. Mandela, c'è un'opera fantastica che è un film di, con la regia di Clint Eastwood, tra l'altro, Invictus, che racconta come quest'uomo riuscì ad unire il suo paese attraverso lo sport, no? Vero. Quindi cose incredibili, e raccontare questa storia ti porta davvero a raccontare un percorso di vita e anche di esempio per chi oggi si trova a gestire degli stati che sono in condizioni comunque molto difficili dal punto di vista gestionale. Però insomma, Mandela è stato un grande statista, ma prima ancora un grande eroe della libertà. Altre tue opere ce le vuoi segnalare? Sì, la primissima invece è stata quella sul disastro del Genoa. Tra l'altro è una storia familiare molto bella alle spalle, perché questa storia io l'ho sentita raccontare tantissime volte da mia nonna. Uh-huh. Infatti inizia proprio così, inizia in una vecchia cucina di quelle di una volta, con la stufa a legna dove c'erano le bucce dei mandarini, certo, delle arance che facevano quel profumo, no? Dove viveva tua nonna? Anche lei a Sale? Esatto, noi, okay. Io sono cresciuto in questa famiglia dove vivevano tutti, quindi all'interno del ristorante, tutti insieme, tutti avevano una parte, e di conseguenza era un po' così. Scusate la domanda, poi andiamo avanti, ma tu sai cucinare? Assolutamente no. Perfetto. Però avevi mia moglie è veramente brava, quindi devo dire che non mi fa mancare niente. No, no. Sai, uno cresciuto in un ristorante ti aspetti che abbia la passione per la cucina. A volte riesco a fare qualcosa di minimale, quindi una pasta, una bistecca, queste cose ce la faccio, ok? Per il resto mi affido a lei, che è veramente molto brava. Vabbè, scusa l'inciso. E quindi di conseguenza è così. Tua nonna
nonna ha cominciato a raccontarti questa storia. Mi raccontava questa storia perché il mio bisnonno fu l'ultima persona a sentire telefonicamente il guardiano della diga del Gleno prima che la diga venne giù. E quindi a lei era rimasto molto impresso il racconto di suo papà, che poi è passato a me, e ho realizzato questo racconto Gleno primo dicembre del 23. Ha visto anche questo migliaia di spettatori. Quest'estate poi c'è stata un bagno di folla incredibile proprio alla diga del Gleno. L'ho presentato, c'erano quasi 3.000 persone. Sì, una grande emozione. C'era una band che suonava dal vivo, c'era il Bepi che mi accompagna spesso con questo racconto, perché lui ha scritto un brano molto bello in dialetto scalvino. Il Bepi, sai che lo conoscono meno a Brescia. Vediamo se riesco a fare un parallelismo. È un po' il Charlie Cinelli più spostato nella Bergamasca, posso esatto, dire così? Secondo me è proprio un po' la fotocopia di Charlie alla Bergamasca. Che sono delle figure meravigliose, perché comunque ti raccontano storie attraverso il dialetto, attraverso le radici, no, del posto dove sei. Pensa che una volta, 4-5 anni fa, dovevamo esibirci io insieme per questa cosa, e per motivi non tanto calcistici quanto di tifo. Sì. Purtroppo abbiamo dovuto esibirci non all'aperto dove era programmato, ma in una sorta di bunker con la Digos fuori, perché c'erano state minacce nei confronti del Bepi che... In quanto bergamasco? In quanto talentino, a volte capitano queste cose. Ecco, questo fa un po' tristezza. Fa molta tristezza, in effetti io e lui abbiamo collaborato tanto insieme e per me la fede e la passione calcistica è un bene di una persona, no? Sì, quindi certo, una grande passione. Però lui purtroppo era stato un brutto momento per quanto riguarda l'arte. Noi ce l'abbiamo messa tutta e le 400-500 persone che c'erano hanno portato a casa anche un messaggio di trasversalità dell'arte. Non c'è dubbio. Ci porti dietro le quinte e ci racconti come nasce un progetto. Scegli tu se ne vuoi citare uno ad esempio o vuoi farmi un discorso in generale. Dove ti viene l'idea, come lavori sul testo e come lo porti in scena? Allora, un progetto nasce sempre comunque dall'individuare una storia. Quindi stai lavorando a qualcosa di nuovo adesso? Sto lavorando, ad una storia bellissima di un'amicizia. Che tra l'altro è molto sportiva questa amicizia, l'amicizia tra Jesse Owens e Lutz Long. Olimpiadi del 36 a Berlino, ci sono questi due ragazzi, uno nero dall'Alabama e uno bianco della borghesia di Lipsia, che si conoscono in pedana e diventano incredibilmente amici, quindi sconfiggono quell'ideologia così potente della razza. Parte sicuramente da una suggestione, quindi da un elemento, e passa attraverso tanta ricerca, tanta lettura, tanti libri. Io sto lavorando con i nipoti di uno e dell'altro. Fantastico! Quindi, lavorate via mail? Lavoriamo via mail, qualche difficoltà linguistica, però cerchiamo di capirvi. Far tradurre, cerchiamo di capirci. E ho avuto tante fonti. Credo che il passaggio principale che mi è rimasto del giornalismo è proprio quello di avere delle fonti molto precise e molto importanti. Certo. Quando la storia prende forma, la si scrive un modello romanzo. E quanto poi la ci metti a preparare un lavoro, più o meno? Questo anche un annetto. Quello di Mandela circa, quello sul Gleno un po' meno, però bisogna considerare un annetto di lavoro, perché poi quando esce il copione a me piace utilizzare anche tanti contributi filmati, essere molto preciso anche sulle musiche. Quindi le musiche spesso le faccio comporre. Quindi io lavoro con Claudio Cominardi, che al di là di essere un grandissimo amico per me, un grandissimo musicista, compositore, certo. E quindi compone le musiche dopo avermi visto recitare quel pezzo. Quindi, con molta precisione, poi si fanno 50 prove e poi lo si porta in scena. A chi fai leggere il tuo lavoro per primo o davanti a chi lo reciti per testare come funziona, se c'è qualcuno in particolare? Ma non c'è nessuno in particolare, però devo dire che la persona più critica rispetto ai miei lavori... Tua moglie? Assolutamente sì. Guarda, se non lo so. In termini molto positivi. Ma non la conosco, dire. Sua moglie, ma in genere sono le mogli che ti dicono le cose dritte, non ti scontano niente. No, e per lei fortuna. È proprio come al linguaggio da ragazzino, quindi essenziale. Questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no. E tu gli dici: no, ma su questo no, guarda, io ci ho lavorato un sacco di tempo. Fa niente, non mi fa piace. Fa niente, non va bene. E allora, però devo dire che ho modificato molto alcune cose. Grazie alla sua sensibilità. La seconda più critica è mia figlia, quindi sempre una donna,
Però insomma io nella mia famiglia trovo a rifugio, parte, conforto, il rifugio personale, certo, che tutti hanno rispetto alla propria famiglia, ma anche un parere disinteressato, critico nella maniera più tra l'altro adeguata. Mia figlia era una dei miei spettatori la scorsa settimana, perché com'è la scuola recitare? L'ha portato. È un'emozione incredibile, credo, perché tu dici io ho recitato davanti veramente migliaia e migliaia, certo, di persone, però non è lì tua figlia, è vero. E quindi averla davanti era poi sai, ci sarebbe da chiedersi se ha il pudore da tredicenne che non dice niente eccetera, oppure se ha detto orgogliosamente quello lì è mio papà. Vale in entrambi i casi, esatto, perché... davanti a me no, secondo me dietro le quinte sì, quindi così, in classe sì. Tra l'altro sentivo una bellissima intervista di Mario Biondi, che parlava anche lui della prima volta che è andato alla scuola di suo figlio a sì, presentare il suo lavoro, anche un grandissimo certo, artista. E lui dice, oh, io ho fatto anche le 50.000 persone nello stadio, ma quel giorno ero più emozionato. Quindi è incredibile. Credo, assolutamente. Hai riti scaramantici prima di salire sul palco? Di solito prego. Io sono religioso, quindi mi faccio segno alla croce anche facendomi vedere dal pubblico. Perché non no? Mi vergogno, certo, di questo. Dico una preghiera, penso, magari quando sto raccontando, iniziando a raccontare la storia di Nedo, mm-hmm, penso a lui. E non di hai solito... ancora avuto voglia di scrivere, essendo tu religioso, una storia che magari potesse, non so, attingere da questo, un santo, una figura carismatica da questo punto di vista? Mi piacerebbe tantissimo un giorno lavorare sulla storia di Giovanni Paolo II. Mm-hmm. Io ho visto tutti i luoghi più caratteristici suoi, quindi la Polonia, Cracovia, Wielicka, eccetera, e credo veramente che sia stata una storia incredibile la sua, no? Papa che ha trasportato proprio come se fosse veramente un pastore, ha trasportato attraverso un secolo drammatico i milioni di persone che credono nel cattolicesimo, e quindi mi piacerebbe tanto lavorare. Quindi la risposta è sì, potrebbe essere. La risposta è sì, potrebbe essere, e chissà, magari anche fra poco. Fra non molto. E poi ho un oggetto scaramantico. Ah, questo è interessante. Io ho un tappetino. Perché ci sono... Che uno dice un sasso, no, qualcosa. No, cioè un tappetino. Esatto, che mi segue dalla prima replica. Quindi, ok. Perché è grande sono... come, scusa? Così? Ma un tappetino grande così. Sì. Io l'avevo preso. Come i tappetini da preghiera, per esatto, dire. Ci sono dei momenti in cui magari la parte scenica ti porta a inginocchiarti. Oppure. Mm-hmm. E io questo tappetino, quando non ce l'ho, vado in crisi. Quindi come la coperta di. Il esatto, tappetino di Linus, il tappetino di Emanuele. Sì. E mi prendono in giro tutti i miei collaboratori. Tappetino c'ha 10 anni, no, non lasciate importa. Stare. Com'è questo, fatto questo tappetino? È un tappetino chiaro, grande, così che si srotola. Basta, io la prima tranquillo cosa che faccio quando arrivo sul palco lo srotolo, lo metto lì. Ecco. Adesso sapete, se andate a vedere Emanuele, guardate il tappetino. Guardate, c'è il tappetino, e adesso sapete anche perché. Non è un caso, c'è ogni volta perché è il suo piccolo feticcio. Esatto. Ci fermiamo un attimo e ritroveremo anche Ettore Ravelli, parliamo anche un po' di calcio, così soffrite insieme tra pochissimo. Ah, okay. Su Radio Brescia 7 e in contemporanea su Tele Tutto ci ha raggiunto anche Ettore Ravelli. Buongiorno Ettore, ben trovato. Buongiorno, ciao Ettore. Allora, ciao. Siamo con Emanuele Turelli e adesso vorremmo parlare di un libro che è stato scritto a quattro mani e insegna fondamentalmente due cose: le regole del public speaking, sì, prima parte del libro, e le regole dello storytelling. Esatto, la seconda parte è un libro scritto con Andrea Bondio, che è un bravissimo insegnante di teatro, un public speaker, quindi quasi un personal, un coach rispetto al magari public speaking. Tra qualche settimana lo ospitiamo, sì, lui. È un ragazzo vulcanico, quindi diciamo che abbiamo cercato di dare una forma e un contenuto. Mm-hmm. Quindi la forma è quella del parlare in pubblico, il contenuto è proprio quello di raccontare le storie. E certo, sono due cose che non possono essere disgiunte. Sì. I contenuti sono molto importanti, è inutile negare che anche come racconti una cosa ha il suo
dà peso al contenuto. Assolutamente. Uh-huh. Quindi c'è stata questa avventura bellissima, e tra l'altro lui ha 20 anni meno di me. Uh-huh. Quindi se io vengo da una generazione di comunicazione, lui viene da un'altra generazione, quindi entrambe abbiamo, in uno osmosi continuo, abbiamo imparato un po' da uno, un po' dall'altro. Certo. E devo confessarti che ho appena cominciato a leggere il libro, quindi sono ancora nel suo mondo, okay, nella prima parte del suo mondo, e è interessante perché proprio racconta tutto, anche la respirazione. Tu dici, sì, sembra una scemenza, invece sì, sì, è importantissima. Io ne so infatti, qualcosa. Guarda, questo libro noi pensiamo, l'abbiamo chiamato piccolo manuale di sopravvivenza, perché chi deve la paura pubblico, del parlare in pubblico, certo, è molto diffusa. Però io credo che quando uno termina questo libro, una persona lo termina, magari non diventa un grande storyteller o un grande public speaker, se vogliamo dirla all'inglese, però sicuramente riesce un po' a modificare in meglio il suo modo di approcciarsi a, al pubblico, che poi il pubblico è dalle due persone in su, insomma. Quindi, certo, è verissimo, quindi può essere veramente anche il saper usare determinati strumenti nell'ambiente di lavoro. Eh sì, quando no, hai colleghi con cui rapportarti, perché in qualche no, modo. Gestire una riunione a volte diventa più complicato che salire su un palco. Vero. Soprattutto perché magari da quella riunione dipendono i destini di decine, centinaia, migliaia di persone. Qualche minuto lo dedichiamo allo sport. Tu abbiamo detto che segui il Brescia da quando hai 12 anni, sei un uomo di curva che sta patendo. Perché sta patendo, Ettore? Ce lo racconti tu? Beh, basta vedere e parlare dell'ultima partita di campionato contro il Palermo. La trasferta non è stata sicuramente facile. Il primo tiro in porta l'abbiamo fatto dopo oltre un'ora, e ciò dimostra che se non si tira non si segna. Eh no. E di conseguenza abbiamo subito davvero troppo. Era la capolista, è la capolista il Palermo, ma noi meritiamo purtroppo sul campo questo quart'ultimo posto in classifica. Paura, paura, paura. Paura, paura, paura. Adesso, dopodomani, mercoledì, si chiude il calciomercato, ma non credo che ci siano le condizioni di colpi di teatro, salvo smentite. Beh, si attendono 3-4 giocatori in punti chiave, però scegliere il Brescia in questo momento deve essere foraggiato a dovere, credo, il giocatore per poter scegliere una piazza bresciana sicuramente non facile dal punto di vista della classifica, anche se i tifosi bresciani il loro sostegno non lo fanno mancare. Ebbene, così. Magari uno proprio da Palermo, che dici? Mbalo sembra proprio che ci sia. Allora, vi sposto dal calcio al basket, perché ieri abbiamo vissuto una partita dove davvero eravamo preoccupati per le condizioni psicologiche. E non sapevo che sbagliavo squadra per l'abbonamento. È vero. Beh, la Germania, tanta roba. Capolista, dopo aver vinto di un punto gli ultimi due minuti, quanto prima ha segnato, allora, Michele Vitali? Segnato, si dice? Sì, mancavano 5 secondi alla fine, e fa un canestro da tre incredibile. Poteva pareggiare la partita, invece ha rischiato con una mossa sorpresa, esce dalla linea da trecca, tira, cioè, e praticamente sono diventato dislessico anche, anche a raccontarlo, anche fa fatica a raccontarlo sentendo Cristiano. Ma la voce è ancora un po' giù, secondo me. Ma no, allora la raccontata Cristiano Toglioni. Posso dirla io da telespettatrice, radioascoltatrice, in ci verità quasi, in questo caso, sì, radioascoltatrice. È successo che Cristiano Toglioni sembrava un pazzo, lui era annichilito, lui da studio era annichilito, quindi c'era pazzesco, un botta risposta tra Cristiano, che è al palazzetto, al Palamauro si chiama, sì, era veramente alle stelle, e lui che era quasi incredulo, perché stavano dicendosi, ma a qualcuno ha contestato il punto, è da tre, è da due, eccetera, sì, è pestato la riga, non ha pestato la esatto, riga, e lui era veramente in una situazione quasi catatonica, e invece Toglioni era, che avevo paura del ricovero praticamente, però è andato tutto bene. Siamo arrivati al termine, ragazzi, sì. Devo chiudere tassativo. Grazie a Ettore Ravelli, grazie mille soprattutto a Emanuele Turelli per grazie essere te, stato Maddalena, nostro ospite. È stato un bel viaggio, in bocca al lupo per tutto. Per quanto riguarda grazie la TV, noi continuiamo con Punti di Vista insieme a Renato Andreolassi. Il nostro magazine alla radio continua fino alle 13. A domani, ciao!